flower breaks, shining on the moonlight, whispering in my head to find me like a baby. Take a chance on fall into a dream. Tomassini, Pircol 01 adesso ha una conoscenza, una realtà. Ci è stato svelato di che cosa si tratta. Esatto, sì, Pircol 01 è un romanzo, il mio terzo romanzo, che parla di questo personaggio che vive nel faro e subisce un po' delle trasformazioni, quindi è un libro introspettivo. Spero che possa suscitare molto interesse nel pubblico, nel lettore. C'è una narrazione accompagnata da un commento musicale di tutto rilievo. In che cosa consiste? Perché questa scelta musicale? Lo chiediamo al maestro Maurizio Massimi. Sì, la scelta musicale perché per noi, oltre che una colonna sonora proprio, dell'opera, doveva essere anche una specie di copertina, che quindi dovesse in qualche modo esplicare con un colpo d'occhio quella che è l'opera poi letteraria. Una sorta di poema. Esatto. Sì. L'ambientazione in qualche modo richiama atmosfere già vissute dall'autrice. Sì, richiama atmosfere già vissute da me, però ci sono dei particolari che vi lascio leggere perché altrimenti vi direi troppo. Questo libro è destinato a diventare anche altro? Probabilmente il libro no, ma abbiamo dei progetti in futuro, spero abbastanza presto, di costruire, di fare un CD insieme al maestro Maurizio Massimi, con altre melodie che abbiamo in cantiere, quindi sicuramente sì.